La storia che vi sto per raccontare si svolge nel 1917, nel cuore della Grande Guerra, ma ha un suo epilogo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Un mese dopo quella notte ci fu la rotta di Caporetto, il 24 ottobre. Quel momento grandioso nella sua tragicità relativizzò tutti gli altri episodi della guerra e questi fatti di Carzano furono quasi del tutto dimenticati. Dalla parte dell'Italia è schierato il 18° Corpo d'Armata in Valsugana, comandato dall'inflessibile generale Etna. Dalla parte austriaca, a difesa del territorio di Carzano, è schierato il 5° Battaglione Bosniaco. Si incontrano di notte, nel buio delle navate di una chiesa sconsacrata, la chiesa di Carzano, appunto. Pivko spiega il suo piano, poi alla fine vanno tutti d'accordo, anche Sua Eccellenza il generale Cadorna è d'accordo, viene tutto fissato, tutto programmato, si stabilisce anche la data, ma alle prime luci dell'alba, annidati sulle postazioni laterali, si svegliano i mitragliatori. Ma la domanda rimane: perché l'Italia non ha agito? Perché?